Ciao, sono Marco Bianucci, sono un fisico teorico del più importante istituto italiano di ricerca e sono anche un appassionato di risorse rinnovabili. Qualche anno fa ho conosciuto Giovanni Soldini che mi chiese di provare a realizzare un sistema fotovoltaico per la nautica, un ambiente molto difficile per il fotovoltaico, sia per le condizioni ambientali, sia perché ci vuole molta potenza, sia perché nelle barche ci sono tante ombre e è difficile gestire i problemi delle ombre. Qua siamo sulla mia vecchia barca, anche qui ho messo un paio di pannellini di quelli che abbiamo realizzato inizialmente per la barca di Soldini. Con questi due pannelli, bellissima cosa, non ho più bisogno di accendere il motore quando sono in rada, completa sufficienza dal punto di vista elettrico. Questo pannello non me lo posso portare dietro, quando ho bisogno di caricare il cellulare o il tablet devo avere qualche cosa che tiro fuori dalla borsa e mi consenta di caricare, ma di caricare bene davvero, anche quando la luce è come oggi non è troppo forte. Per questo che abbiamo sviluppato questo prototipo, ovviamente è un prototipo, si vede, qua c'è un bordo molto grande, le celle però sono le stesse, anzi sono un aggiornamento, l'efficienza di queste celle qui è fantastica, il 23%, sono quelle che utilizziamo anche nelle macchine che fanno le competizioni, le macchine elettriche, tipo l'Australia Solar Challenge. Ma il vero cuore, la cosa importante qua è l'elettronica. Un'elettronica che abbiamo sviluppato grazie all'esperienza che abbiamo avuto e abbiamo fatto per il fotovoltaico nella nautica, come dicevo prima. Questa elettronica qui ci consente di caricare in quasi tutte le condizioni, quando c'è un minimo di luce, qualsiasi dispositivo portatile che si carica con USB. Ma tra un prodotto come questo, che è un prototipo, pur funzionando in modo eccezionale, vedete che si accende il LED, non c'è quasi sole eppure si accende il LED, vuol dire che potrebbe caricare. Dicevo, tra un prodotto come questo qui e un prodotto industriale un po' di strada ce ne corre ancora. Bene, noi vogliamo portare sul mercato questo prodotto, che è unico, siamo convinti che costituisca un passo avanti importante rispetto a quello che esiste. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, io e Giovanni, per riuscire a sviluppare il prodotto in modo che sia veramente pronto per il mercato, quindi avere un layout accattivante, la cornicina giusta, tutto quello che serve per passare da un prodotto tecnologico che funziona molto bene a un prodotto che si venda anche molto bene.